piazza, bagnata Piazza Fortunata. Da parte mia c'è innanzitutto un saluto e un augurio di buon anno a tutti i cittadini. Un ringraziamento all'amministrazione comunale che ha dato vita e ha permesso di poter vivere in questo bellissimo posto. Credo che l'inaugurazione di una piazza rappresenti un momento importante, però ci deve essere l'impegno da parte di tutti a guardare agli obiettivi futuri per la nostra città, che sono tanti, sono stati giustamente elencati prima dal sindaco. Inauguriamo la piazza a Cascinamata, abbiamo una piazza, quella, la piazza Garibaldi, che è il cuore della nostra città, che deve essere sistemata, che deve essere riportata in vita, e quindi l'augurio, l'auspicio e l'invito all'amministrazione comunale, che sta facendo bene, è appunto quello di guardare alle altre opere pubbliche che servono alla nostra città per poter continuare ad essere fieri ed orgogliosi di vivere in questo bellissimo posto. Quindi grazie, complimenti e auguri a tutti i cittadini di Cascinamata. Grazie mille. Grazie sindaco per l'invito, grazie soprattutto per l'opera, grazie per quello che avete fatto, a partire da lei, a partire dall'assessore ai lavori pubblici, ma insieme a tutti i consiglieri. Io credo che quando si raggiunge un risultato importante come questo, lo si raggiunga attraverso le istituzioni, attraverso un lavoro, attraverso soprattutto una caparbietà di portare avanti delle iniziative. Sappiamo tutti, noi per primi come Regione Lombardia, che portare avanti le cose, le opere pubbliche è molto difficile, soprattutto in un momento in cui le risorse finanziarie sono sempre meno e sono sempre poche, e io credo che sia molto importante. Ho guardato con attenzione, ho ascoltato con attenzione ciò che ha detto, cioè i 9 caduti della guerra del 15-18, i 10 della guerra del 45. Io credo che sia una testimonianza ancora una volta che questa terra ha contribuito con della carne, con del sangue, con soprattutto delle passioni del cuore, a portare avanti quei valori di democrazia, di libertà, che sono fondamentali per un popolo. Approfitto per questo per fare gli auguri a tutti i suoi concittadini cascinamatesi di un anno sereno, di un anno pieno di soddisfazioni e magari anche un po' di serenità. Auguri a tutti, grazie.